Domani alle 20:30 la gara di ritorno tra Pescara e Virtus Verona allo stadio Adriatico Cornacchia e Biancazzurri sarà sufficiente non perdere per accedere ai quarti di finale. Non sta benissimo Crescenzi, recuperato Pellacani, il terzino ex cremonese poteva giocare dal primo minuto, ma il tecnico boemo ha fatto intendere in conferenza che le sue condizioni non sono ottimali. Nella gara di andata il problema è stato tattico, soprattutto a centrocampo, ha detto Zeman, e non atletico per la gara di domani. Potrebbe essere confermato l'11 che ha iniziato il match di andata. E poi l'appello ai tifosi: mi farebbe piacere, visto che a Pescara c'è tanta storia di calcio, il calcio è molto importante, mi farebbe piacere che domani l'Adriatico sia pieno di tifosi, ha detto Zeman, che poi ha ringraziato i sostenitori che sono stati tantissimi questa mattina alla rifinitura. Le parole del tecnico Boemo in conferenza stampa con le immagini di Diego Martelli. Su questo fatto del centrocampo, a Verona dopo 8 minuti ne ha cambiati 2 su 3, facendo entrare Aloy e Mora. Lei ha detto poco fa di Crescenzi che poteva essere un cambio, ma non sta bene. Anche lì sta valutando qualcosa dal punto di vista tattico, o su quello può starci la conferma dei tre che hanno fatto la partita di Verona? Grazie. Sempre la formazione volete. Solo voi. No, io non ne ho dubbi, visto che faccio la formazione secondo quello che penso sia meglio per la squadra. No, ma io volevo intendere se quei cambiamenti, se quei cambi fatti dipende subito. Dipende da come stanno. Io so che io ho fatto cambio, vabbè, quello era ultimo, Rafia, perché No, io intendo stava male. Aloy Mora che sono entrati dopo 8 minuti. È perché speravo che a centrocampo ci aggiustiamo, nel senso come posizione, non come lavoro fisico. Ma io non lancio appelli, io vorrei che viene tanta gente perché penso che il calcio a Pescara era sempre importante e che continua a essere importante. Poi è normale che io mi aspetto che ci aiutano. Oggi sono venuti in tanti allenamento e li ringrazio e spero che si trascinano anche gli altri dietro. Io sarei felice se vedo tanta gente al campo, poi se ci diamo soddisfazione o no, un'altra cosa, ma io penso che tifoso fino al 90esimo, fino alla fine della partita, ci vuole aiutare in partenza, poi dipende da noi se ci facciamo aiutare. Che cosa ha detto la squadra? Dov'è che ha sbagliato? Perché sono due gol un po' fotocopie, cioè su palloni vaganti in area, sono stati bravi loro ad arrivare prima, o è stato meno bravo il Pescara a concedergli quei momenti in area di rigore? Ma noi soffriamo e soffriremo sempre di palle da ferme, su calcio d'angolo, su punizione laterale. Poi bisogna avere attenzione. Poi i ragazzi lo sanno chi ha sbagliato e perché ha sbagliato. Però lo sanno dopo e bisogna saperlo prima che ci sono pericoli. Io le volevo chiedere sulla posizione di Aloy. Lei l'ha sempre impiegato, diciamo, come alternativa a Palmiero o, diciamo, come regista, quindi non alternativa, regista. Da mezzala, visto che lui nelle interviste Aloy ha sempre detto che si trova meglio nel ruolo di mezzala, è un'opzione o oramai le scelte sono fatte? Palmiero, Aloy sono i registi, Kragia, Rafia, Mora, Germinario, le mezzali? No, non per domani la formazione, in generale. Vabbè, lui può giocare in tutto il centrocampo. Poi, visto come siamo messi, io ho fatto le coppie, lui dovrebbe stare in concorrenza con Palmieri.